Buonasera. Buongiorno a tutti. Buona puntata dei Dialoghi su Italia. Siete veramente in Ciao. Mezzo. Ciao. Buongiorno ai nostri ascoltatori dei Dialoghi di Urbisaglia. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi due storici moderni, Walter Pancera, che insegna alla Università di Padova, e Andrea Savio, che collabora sempre con il Dipartimento di Storia della stessa università. Abbiamo chiesto di poter fare una conversazione con loro perché hanno appena pubblicato, hanno curato un volume di cui non sono loro autori, ma è autore il loro maestro, cioè Paolo Preto. Paolo Preto è nato nel 42, è mancato nel 2019 e ha lasciato però una immensa ricerca quasi terminata dedicata al tema del falso. Preto si è occupato di tante tematiche, devo dire, molto curiose, molto accattivanti anche, perché si va dalla questione dei servizi segreti della Serenissima, al controspionaggio della Serenissima, alla questione della storia della peste, al rapporto col mondo dei turchi, e quindi si capisce come sia un'impostazione storiografica molto moderna, che supera l'idea semplice della storia di eventi, ma tenta di entrare proprio nella storia invece della mentalità, della cultura, e quindi ci interessa in modo specifico. Questo libro sui falsi è frutto di un lavoro enorme prolungato negli anni, e vorrei chiedere un po' a loro appunto di raccontarti un po' sia come hanno scelto, voglio dire, con un'affezione davvero devota, ma non nel senso cattivo, di riconoscere, ecco, un'attenzione riconoscente al loro maestro, di occuparsi di questo materiale, che lavoro hanno fatto, che fatica hanno fatto. E perché ne è uscito un volume non solo enorme come proporzioni, ma importantissimo e pieno di notizie, sul quale poi magari entreremo più in merito. Prego, Walter, vuoi iniziare tu? Sì, io inizierei lasciando magari ad Andrea il compito di dire qualcosa sul lavoro concreto che abbiamo fatto sul testo. Io credo che fosse un libro al di là dei rapporti di amicizia che ci legavano con Paolo Preto, che meritava davvero di essere editato, intanto perché era un libro, come si può vedere, a sé stante, pronto, maturo da molti punti di vista, basta solo osservare anche la mole, no, del lavoro, ma perché secondo me, come in altri casi, Preto è riuscito qui, forse anche meglio che in altri casi, a coniugare una forte erudizione, perché Preto era un erudito, faceva storia erudita, con un'attenzione però sempre molto puntuale. Vuol dire queste note che sono collocate non a piedi pagina ma a fine capitolo, mostrano una bibliografia sconfinata su una massa enorme di argomenti, quindi è uno strumento proprio anche prezioso, ha un indice dei nomi per cui si riesce ad arrivare agli singoli argomenti, e anche da lì si ricostruisce una bibliografia. Quindi è uno strumento di lavoro come erano i libri, diciamo così, i buoni libri di storia di una volta, possiamo dire così. Sì, da un certo punto di vista è una specie di enciclopedia del falso, da cui possiamo ricavare prima di tutto una lezione, secondo me, generale, cioè il problema della falsificazione non è certo un tema contemporaneo, nel senso che non è ristretto alla nostra contemporaneità di internet e dei mezzi di comunicazione di massa, ma scopriamo e seguiamo questa vicenda della falsificazione delle cose umane fino al mondo antico. Ecco, questa è già di per sé una prima lezione e un primo elemento di interesse, e poi appunto questa visione enciclopedica, direi così, molto illuminista, perché l'uomo era di questo tipo, ci aiuta a orientarci in un magma di vicende anche molto diverse fra loro, perché evidentemente fra i falsi epigrafici o i falsi d'arte o i falsi in letteratura ci sono scopi, persone e percorsi anche molto diversi. Quindi troviamo spiegati, e direi che Preto riesce a dare quello che Brodet chiamava delle linee di forza, cioè degli elementi descrittivi, sì, ma anche interpretativi dei grandi filoni di falsificazione. No, questa è una cosa importante.
Senti Andrea, allora raccontaci invece un po' come si è svolto questo lavoro di editing erudito, però ecco. Beh, innanzitutto il libro, io conosco questo libro da quando ho cominciato a collaborare appunto con Paolo Preto intorno al 2012-2013 e quindi l'ho visto crescere, ma in realtà il libro già a quel tempo era quasi concluso. Paolo Preto continuava a risistemare note da buon studioso, ma soprattutto a rimaneggiare l'indice. Ecco, sull'indice sono stati forse i suoi cambiamenti maggiori sono avvenuti negli ultimi anni, prima della sua morte. L'indice vuol dire il sommario. Il sommario, sì. Che sono stati ristretti alcuni paragrafi e poi sono stati ampliati soprattutto i falsi contemporanei degli ultimi 10-15 anni. Il nostro ruolo è stato quello essenzialmente di riprendere in mano l'ultima versione che fortunatamente avevamo, perché salvavamo volta per volta, quindi abbiamo preso in mano l'ultima versione, abbiamo controllato che non ci fossero grossi cambiamenti con il manoscritto che abbiamo trovato a casa sua, che dovrebbe finire con pagina 442 relativamente al Salgari, quindi è lì che Preto stava ritornando su alcune questioni letterarie del primo Novecento. E poi il nostro compito è stato quello molto essenziale di ricontrollare l'indice dei nomi. Poi qui abbiamo avuto i collaboratori di Viella che sono stati fondamentali, perché l'edizione in questo caso l'edizione Viella devo dire è splendida da tanti punti di vista, ecco. Sì, solo l'indice dei nomi sono quasi 70 pagine in carattere piccolissimo, forse 8, forse addirittura 7, quindi è un lavoro immenso, è un'enciclopedia dei falsi come è già stato detto, ma il nostro ruolo è stato proprio di ricontrollare tutto. Senti, però adesso la definizione di enciclopedia dei falsi mi piace e non mi piace, perché può dare l'illusione di una specie di carrellata, no? Un po' anche divertente. Il libro è bellissimo, forse divertente, non metterei degli aggettivi che userei, perché Preto invece penetra molto a fondo nella questione. C'è questa citazione in pagina 12, dice: elogiare o condannare come vero o falso un libro, un documento, un oggetto, un'opera d'arte, una religione, una dottrina, un evento, una notizia, è decisivo per la vita degli uomini. Le parole sono pietre. E mi pare una presa di posizione molto forte rispetto a un ambiente nostro in cui non solo ci sono i fake news, ma quasi peggio è il fatto che si può dire tutto perché alla fine non credo a nulla, cioè vale tutto perché non vale nulla, vale niente. Ecco, invece qua si dice: no, guardate, appunto, le parole sono pietre, cioè ci sono cose sulle quali possiamo anche scannarci, non so come dire, ma perché hanno una pretesa di verità, ecco, non è che sono chiacchiere. Non è tutto chiacchiera da bar, ecco. E questo mi pare però una presa di posizione molto forte. Walter, che dici? Sì, beh, infatti basta vedere le parti in cui lui si dedica a questioni che sono ancora di enorme attualità, per esempio sui falsi ebraici, sui falsi antisemiti, no? Per citare la cosa più eclatante, no? Agli occhi, diciamo, di un pubblico vasto, ecco, lì effettivamente Preto ci fa capire attraverso tutti i casi, non solo il famoso caso dei protocolli dei Savi di Sion, ma attraverso tutta una serie di casistiche dal Medioevo a oggi sul problema dell'antisemitismo, ci fa capire quanto il falso letterario, culturale e di altro genere poi incide sulla realtà, rendendo, ahimè, drammaticamente degli esiti che probabilmente erano imprevedibili anche per chi il falso l'ha stilato. È il caso appunto dei protocolli dove Preto, per il quale Preto con la sua bene. Con la sua, vuol dire, la sua con caso antecedente della creazione di un falso che doveva accusare i gesuiti, sì, certo, insomma, sì, sì. E quindi su queste trasformazioni sulle quali poi Eco ha un po' giocato narrativamente, ma però sì, sulle quali sono estremamente interessante e importante ancora oggi capire la fortuna immensa di questo testo, che anche ora oggi ha una sua diffusione non solo per gli storici, anche io ne ho una copia comprata
sul mercato antiquariato, ma per persone che ci credono, ecco, che pensano che ci sia una parte di verità in tutto ciò. Certo. Quindi la categorizzazione del falso è importante, nel senso che noi illuministicamente sempre parlando, e mi iscrivo anch'io alla categoria, pensiamo che razionalmente sia possibile discriminare non dico la verità intesa in senso assoluto, a cui oggi nessuno crede più, ma probabilisticamente valido con quello che invece è probabilisticamente impossibile, è facilmente determinabile. Insomma, usiamo questo criterio. Non credo nemmeno che Paolo Preto avesse un'idea assoluta di verità. Infatti in alcune parti riconosce, c'è per esempio il capitolo famoso sul famosissimo falso di Artemidoro, no? Questa vicenda che ha visto coinvolti illustrissimi colleghi, no? Nel quale lui effettivamente discute e ragiona sulle ragioni dell'uno e dell'altro per poi concludere sostanzialmente a favore di una ipotesi di falsificazione chiara e tonda. Però siamo intorno a un problema razionale di analisi dei dati, come nelle scienze esatte, e di cercare di arrivare a una possibile certificazione di quello che è accaduto. Lui segue sempre questo filone, quindi è un difensore in realtà della possibilità di distinguere la falsificazione dalla realtà e dalla verità e da una ricostruzione attendibile, diciamo così, della realtà. Su questo non ci sono dubbi, quindi non aspettiamoci deviazioni alla Umberto Eco o negazioni della disciplina negazionismo, storica. Negazionismo, una forma di negazionismo. Andrea, a un certo punto Preto dice, ma l'età d'oro dei falsi, dice, è il Medioevo. E però ci piazza subito, perché sennò sembra un po' un marchio di infamia, invece ci piazza subito. Citazione di Muratori che giustifica un po' questa situazione, dice perché accadeva questo, dice a causa della ignorantia literarum et imperitia critice artis, che è un po' un'apologia di se stesso, ma tra parentesi abbiamo avuto tra questi nel nostro canale dei libri, c'è una caricata di recente, una bellissima conversazione di Matteo Alcalac proprio sul metodo critico di Muratori, e quindi insomma, tu settien, ecco. Bene, cosa voleva dire secondo te questa scelta di campo, diciamo così, a favore dei Muratori, che è una persona simpaticissima, peraltro? Ma allora, secondo me, quando lui si è occupato di Medioevo, continuava in realtà a studiare, le carte dell'Ottocento e dei primi Novecento, con la nascita del nazionalismo. C'è una parte molto... Sì, le carte di Arborea, di quant'altro. I falsi moderni e soprattutto contemporanei, tra la fine dell'Ottocento e il primo Novecento, sul Medioevo, una moda europea che praticamente è sempre stata la moda dei falsi, dai Templari al Graal a Sion, ne cita tantissimi. Ossian, in tutta Europa e non solo in Europa. In realtà il buon Paolo Preto utilizza la storia del Medioevo o la storia dell'utilizzo del Medioevo per parlare della falsificazione della storia e l'utilizzo pubblico della storia. Quindi cito proprio da pagina 17, falso storico dunque è una fonte documento che fabbrica, inventa o altera una realtà storica e o ne tramanda una falsa memoria. E qui mi fermo, perché proprio da qui Paolo Preto vuole mostrare che spesso alcuni falsi sembrano essere più vero del vero, come alcuni falsi medievali. Sì, a un certo punto lui parla anche della verità dei falsari, cioè dice, ma anche il falsario ha una sua verità, cioè non nel senso che dobbiamo dar ragione a tutti, ma nel senso che esprime una certa posizione, oltre che appunto nel Medioevo talvolta documenta qualcosa che si sa che era, è come andare a farsi riconoscere senza avere la carta d'identità, no? Si riconosce che sei proprio tu, ecco, era un po' fatto in questo modo. Senti, Walter, invece raccontaci un po' come è organizzato questo enorme volume. Ecco, questa è una cosa abbastanza interessante che vale la pena di spiegare ai nostri, così immagino, così al pubblico che ci segue.
Nonostante il titolo dal mondo antico a oggi, all'età insomma contemporanea, il libro segue solo in parte un criterio cronologico, perché intanto c'è un'ampia introduzione sul concetto di falso, quindi direi lì troviamo la concettualizzazione, la discussione sul problema falso, che è molto importante secondo me, perché precisa una serie di questioni molto importanti ancora oggi per la comprensione della cosa. Poi c'è una serie di capitoli che procedono in senso cronologico, appunto dall'antichità fino all'età contemporanea, e arriva appunto ai falsi storici sulla Seconda Guerra Mondiale, ai falsi diari di Mussolini, ai falsi fabbricati negli Stati Uniti per motivi politici. Poi seguono una serie di capitoli, potremmo dire così, tematici, che quindi attraversano l'intera storia, chiamiamola pure occidentale, ecco, per rendere facilmente il concetto, in maniera trasversale. Quindi dicevamo già dei falsi antisemiti, però ad esempio ci sono i capitoli, un capitolo sulla sulle persone dei falsari, quindi che riguarda proprio la personalità di questi individui, che è secondo me molto interessante, oppure i classici capitoli sui falsi nell'arte, sempre molto diffusi ovviamente, forse più oggi, ecco, in questo caso, che nei secoli passati, e poi i falsi letterari fino a le contraffazioni vere e proprie, a cui dedica l'ultimo capitolo, le merci, le monete, no? Quindi le falsificazioni anche da questo punto di vista, no? Ecco. E poi dicevo giustamente, Andrea, il problema poi dell'uso, ecco, che si fa del falso attraversa tutto il libro, direi, cioè è presente in tutti i capitoli, ed è ovviamente la questione della contestualizzazione del falso, e dunque di storicizzare correttamente il falso, perché è stato fatto, da chi e con quali scopi, no? Mi ha divertito che proprio le settimane scorse è uscito un libro di questo William Boyd, Nat Tate, che è questa biografia di un, traduzione italiana della biografia di questo pittore americano a tutti sconosciuto, per la semplice ragione che ha un'invenzione totalmente così un po' divertita, un po', non si è scritto, c'è anche sotto una speculazione sui probabili disegni o dipinti di questo signore, per dire come non sono solo le fake news, ma ci sono anche delle falsificazioni più articolate, ecco, non solo quelle sui missili di Saddam Hussein, per dire, ecco, però ci sono delle falsificazioni costruite in maniera più articolata, ecco. Su questo, ma ci avevano giocato, sì, anche i Wuming. Qualche decennio fa, cioè, quindi ecco, però qui lì hai detto, fatto un'osservazione interessante e intelligente, perché lì però ad esempio, sai, la fantastoria, ma la fantastoria è semplicemente un giochino o tenta di raccontare qualcosa della storia, della possibilità della storia, no? I Wuming giocano un po' su questa cosa qua, no? Però la questione diventa talvolta interessante, ecco, per capire anche come si sono svolti i fatti, capire come si sarebbe potuto svolgere diversamente, ecco. Pensa a Manituan, ad esempio, è un libro illuminante da questo punto di vista, come prospettiva. Bene, stiamo un po' arrivando alla conclusione. Io vorrei però lanciare a entrambi un po' uno spunto sul quale mi piacerebbe ci raccontaste qualcosa, perché qua siamo di fronte a un libro di storia che però appunto si butta sulla storia proprio della cultura, sulla storia dei testi, perché alla fine sì, è vero che lui parla anche un po' dei falsi nell'arte o che so io, però è un altro tema. Qui si parla di falsificazioni di documenti, di falsificazioni storiografiche, diciamolo esattamente. E quindi è questo il livello, non è solo il falso che mi travesto, ecco, ma è un'altra cosa. È la narrazione che falsifica ciò che è avvenuto. Cosa vuol dire aprire la storia moderna a questa prospettiva di storia così veramente della mentalità, della cultura, secondo voi? Brevemente. È una domanda abbastanza difficile. Ma anche nell'insegnamento, perché i ragazzi capiscono questo o si aspettavano l'elenco delle date delle battaglie?
No, i ragazzi lo capiscono, cioè la problematicità è collegata alla ricostruzione storica, è quella che noi cerchiamo di insegnare, direi, ogni giorno, almeno a livello universitario. Purtroppo viene un po' meno questa cosa nei livelli di base della scuola, per motivi che mi sono abbastanza, come dire, ignoti, nel senso che utilizzare la storia come l'elenco del telefono non produce conoscenza né competenze per leggere il presente. E dicevo, ecco, qui il problema della falsificazione è un problema costante nella storia umana, no? Perché appunto ci sono svariati motivi, da quelli economici a quelli politici, per esempio, a quelli anche più biecamente così di natura così anche assolutamente episodica, che incidono insomma nello svolgimento delle cose umane, direi. Cioè la cosa forse più interessante del libro è che ci fa capire come tutta la realtà storica della nostra civiltà è intessuta di tentativi di falsificazione più o meno riusciti, perché poi non sempre la ciambella esce col buco, ma quando esce a volte è in grado di spostare la stessa realtà. Quindi la realtà viene, come dire, deformata dalla presenza della falsificazione, e l'operazione di riconoscere il falso, di renderlo noto, di rendere evidente la falsificazione, fa parte delle operazioni culturali di una civiltà. E questo vale tanto di più per quel che riguarda i testi, ma io non farei delle grosse distinzioni da questo lato, perché le immagini, la falsificazione delle foto, le manipolazioni anche delle riprese video oggi, no, che abbiamo, visto che abbiamo questa possibilità, sono altrettanto, chiamiamole così, pericolose per l'interpretazione corretta della realtà. Andrea, senti, e 1984 di Orwell, secondo te c'entra con questa storia o no? C'entra, ovviamente. Perché la falsificazione veramente del documento in re, non so come dire. Ma perché in continuazione è falsificato, qui non si sa veramente più ricostruire nulla. E allora, Paolo Pretto ci diceva qui una frase un po' per addetti ai lavori, che forse vuole anche riassumere l'intero libro. Se uno studioso di storia, e quindi mi rivolgo agli studiosi di storia ma anche a quelli di letteratura, vuole per forza trovare quel determinato documento, mi diceva e ci diceva, alla fine lo troverà. Perché alla fine, quando uno cerca, trova. Però mi fa, soprattutto lui si riferiva ai diari dei grandi personaggi, degli uomini potenti della prima e seconda guerra mondiale. Però bisogna stare attenti, perché questi documenti spesso sono falsi o interpolati, eccetera, eccetera. Poi bisogna studiarli. Ecco. Se lo desideri troppo, alla fine lo fai tu, ecco. Quindi, no, lo fa qualcun altro per te che percepisce il tuo bisogno. Attenzione, perché no, no, non è sempre così lineare la questione, anzi. Va bene. Walter e Andrea, vi ringrazio molto. Questa conversazione così gradevole, credo anche allegra, mostra come questo libro possente proprio nella sua peso, però sia un libro colmo di idee e è un libro che è utile leggere, conoscere, far conoscere, e quindi perché è pieno di stimoli per l'intelligenza anche della realtà, della contemporaneità. E quindi io vi ringrazio molto del tempo che ci avete dedicato, saluto tutti gli ascoltatori del canale dei libri e ci diamo appuntamento per la prossima intervista. Grazie all'occasione, Edoardo, grazie a te. Vorrei solo aggiungere una piccola cosa. Certo. Lo si può leggere anche in pillole, è un libro che si può leggere in pillole, questo magari può renderlo più digeribile, diciamo. Più digeribile, si possono leggere le singole storie, le singole parti. Bene, grazie ancora. Grazie a te. Arrivederci.